È la conferma dell'impegno dell'amministrazione comunale, della scuola palermitana e di sport e salute per valorizzare le attività sportive in quartieri definiti periferici delle varie città italiane. In questo caso il riferimento allo Zen e anche un riconoscimento della straordinaria attività che viene svolta in questo istituto Leonardo Sciascia, che è uno dei punti di riferimento della scuola palermitana. Non solo è un'opportunità che arricchisce la nostra offerta formativa, ma che intercetta anche i bisogni del territorio, dell'utenza adulta, perché la nostra scuola fa esperimento ed esercizio in termini di hub territoriale. Saranno offerte grandissime opportunità ai nostri ragazzi e alle mamme, agli adulti del territorio, attraverso una numerosità di laboratori che colgono e intercettano tutti gli interessi. Quando ho visto il presidente Cozzolo che veniva qua, sentito il dovere, anche nel rispetto che quello che sta facendo per lo sport italiano. Io non sono uomo di sport e quindi accompagno umilmente il presidente Cozzoli. Penso che è uno dei momenti più importanti per Palermo, per i giovani, perché l'iniziativa che ha preso il presidente Cozzoli va considerata le più importanti che esistono per migliorare questi giovani, soprattutto qui a Palermo. Quindi, perciò mi sono precipitato proprio perché mi piace entrare in questo mondo che ho tanto amato e che oggi viene governato dal presidente Cozzoli. È l'auspicio che abbiamo un po' tutti. Io ho l'onore di far parte di Sport e Salute in qualità di legend e noi giriamo per l'Italia appunto a raccontare le nostre avventure, quello che è stato il nostro trascorso, e cerchiamo di trasferire quei valori che lo sport ha trasferito a noi, cioè dire il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, che poi sono cose che trasferisci nella vita di tutti i giorni. La speranza è quella di vedere in questi quartieri qui, di far conoscere anche altre vie che la vita ti propone anche grazie allo sport. Lo sport deve essere veramente di tutti e se la mia esperienza può servire a fare questo ne sono lieta ed è quello che riesco a ridare indietro a tutto quello che lo sport mi ha dato nella vita. Sport e Salute è a Palermo e allo Zen per far crescere lo sport, per accompagnare una domanda di sport in un territorio che vede lo sport come uno strumento di crescita fisica ma soprattutto di crescita sociale. Quindi questa è la missione che Sport e Salute si propone, promuovere lo sport e i corretti stili di vita per far sì che i nostri giovani si allontanino da cattive strade dove possiamo promuovere la cultura della legalità. E quindi lo sport è integrazione, inclusione, valore morale e civile. Quindi questa è la funzione che lo Stato ha affidato a Sport e Salute. Noi dobbiamo allargare la base della piramide sportiva facendo sì che lo sport sia anche uno strumento dall'alto valore sociale. Lo sport deve essere di tutti e per tutti.